sono accompagnati da figli d'oggi. La nostra storia, la mia storia, è prima del 72, il problema è che io sono più o meno d'accordo con le relazioni che sono state fatte da più o meno ci possono essere differenze su un punto e sull'altro, però l'analisi è corretta. Il problema è uno, ma perché in sostanza non abbiamo più visto noi? Oggi siamo partiti, eravamo 100 euro parlamentari, se non ricordo più quanto. Perché non abbiamo più visto prima questo disastro? Che secondo me arriva dalla nostra esperienza governativa, però è assolutamente inutile dire le cose come questo è l'elemento. Dopodiché, perché non siamo stati in grado di prevedere questa cosa? Perché tutte le nostre proposte politiche, io arrivo dalla Fondazione Monetaria, tutte queste cose che sono delle compagnie che ha fatto la relazione, hanno detto a suo tempo nella nostra azione politica, ma quello che è successo è questo. Il problema non è tanto adesso analizzare, è che cosa facciamo, compagni e compagni? Cioè, come possiamo risalire la vita? Io non lo so, non lo so. Continuo a pensare, però non riesco a capire come noi riusciamo a superare questi dati, che sono, vabbè, tutti quelli che hanno detto i relatori, come possiamo superare questa vita? Certo, secondo me dobbiamo fare innanzitutto una riflessione su quelli che sono stati i nostri errori. Io faccio la parte del lavoro. Mi ricordo che al congresso di Chianciano avevano modificato la normativa sui contratti a termine, mi ha telefonato un mio precario di Milano che mi ha detto: oh, avvocato, lo sai che hanno modificato la norma sui contratti a termine? Dico: cazzo, non lo so. Allora mi ha fatto la mozione, nessuno, avevamo sottosegretario, viva di Dio, nessuno sapeva che il governo non aveva modificato la normativa sui contratti a termine. Allora, cerchiamo di capire perché non siamo riusciti a tradurre in azioni concrete e in consenso quelli che sono i nostri valori. Se siamo qua, tutti li abbiamo e nessuno li mette in discussione. Però il problema è: come facciamo a risalire la linea, compagni e compagni? Come possiamo recuperare queste parole che erano nostre e che non sono più? Nonostante Paolo, tutte le conferenze stampa e i nostri compagni e compagne, che quando si vede sui giornali dicono le cose corrette, recupero, eccetera, ma nessuno li ascolta, questo è il problema.